Seguì questa serie in simulcast il giorno stesso in cui l'annunciarono, incuriosito dalle tinte noir il nome che pareva una fanfiction. Gangsta. Gangsta appunto. Cosa si saranno inventati sti nipponici stavolta? Non ne rimasi deluso e venne buttato in mezzo a droghe, botte, spari, prostituzione e mafia. Pensai, oh, cazzarola, ho fatto jackpot. Che per 12 episodi, uno dietro l'altro, impaziente, ne vivevo le vicende. Warwick Arcangelo e Nicholas Brown, partners in crime, tutto fare, entrambi con un passato da dimenticare che tirano avanti alla bene e meglio. L'incipit è il paese in cui i due protagonisti vivono, Ergastulum, un nome che è tutto un programma. Qui determinati individui vivono in quanto assuefatti da una speciale droga. Per i pignoli, Cerebrer, senza la quale morirebbero essendone fortemente dipendenti. Pena per loro la morte a varcarne il confine della città. Non è colpa loro, semplicemente un frullato delle peggio merde che degli scienziati fecero lassù in tempi di guerra. E quei poveri disgraziati bastardi possono peraltro ereditarne la dipendenza. Beffa il danno il fatto che il loro ventaglio di vita è bello corto, a malapena 30 anni. Guadagnandosi di diritto la nomenclatura di Twilight, Crepuscolo. Niente a che fare coi lupi, sia chiaro. Se già era troppo tranquillo così, metteteci il fatto che la città è divisa tra tre famiglie mafiose che ne mantengono la parvenza di un equilibrio. Bonus una gilda di Uber mercenari Twilight per fare il numero pieno. È intrigante, gangsta. Ha quella appeal che nelle disavventure dei due stronzi fa sì che ti ci immerga. Grosso merito al fatto che la storia si prende il suo tempo e alterna presente e passato in determinati segmenti che ne esplicano la storia. In più sono dei gran bei personaggi, proprio perché uno è l'opposto dell'altro. Warwick, biondo, occhi azzurri, gigolò, carismatico, loquace che ha avuto un'infanzia merdosa. Nicholas, moro, basso, occhi neri, Twilight, pure sordo per colpa della troca, ma che mena come un fabbro. E che l'infanzia l'ha avuta manco per sbaglio. La trasposizione animata grandiosa che al massimo dello sforzo è praticamente libidine. Ma lo studio, Manglobe, chiuse nel 2015 per bancarotta e non se ne fece più nulla. Se ne ricorda principalmente Ergo Proxy, Samurai Champloo e Michiko e Hachin, che tra l'altro dettero negli ultimi periodi dell'Anime Night su MTV. Nostalgia canaglia. Di buono c'è che il manga non si è fermato e continua ad andare avanti per quanto Kosuke, per inciso l'autrice, ogni due per tre ha una malattia diversa e non riesce ad andare avanti. Ma glielo si perdona, c'è di molto peggio in giro. Che disdetta si sia fermata così bruscamente la serie animata. Stava ingranando e nel suo piccolo era una vera e propria gemma. Io un po' ci spero che in un modo o nell'altro qualcuno se ne compri i diritti. Così che venga continuata. Hanno davvero un ottimo caffè, Ergastulum. E dell'ottima crostata di ciliegie. Sarebbe un peccato se davvero finisse nel dimenticatoio. Non sto scherzando, meno merda LOL inutile e più cose interessanti, maledetti disgraziati infami, io vi arresto tutti!